Forse non c'è bisogno neanche di presentarlo, perché è conosciutissimo. È il beato Carlo Acutis, un giovane del nostro tempo che navigava su internet, che è in un certo senso anche patrono della rete e che è diventato santo. E allora questo bel giovane, questo bravo giovane, è in se stesso il primo miracolo, perché se noi pensiamo a com'è la gioventù nel nostro tempo, per carità, nessuno vuole accusare nessuno, anche i nostri giovani sono figli del nostro tempo e della resa, di tutte le agenzie educative, di tutte le istituzioni a voler veramente educare i nostri giovani, per cui sono lasciati a loro stessi in balia dei loro istinti, alla ricerca faticosissima di un senso da dare alla vita in un orizzonte solo terreno. Se pensiamo che i nostri giovani sono così secolarizzati, per lo più agnostici, ecco, scoprire che lo Spirito Santo è stato capace di creare un capolavoro come il beato Carlo Acutis è un motivo di speranza. Vuol dire che Dio c'è, che Dio è in mezzo a noi, che Dio opera ancora in mezzo a noi, non ci ha abbandonati. E il beato Carlo Acutis è veramente un prodigio in sé per sé. Nasce a Londra nel 1991 dal padre Andrea Acutis e dalla madre Antonia Salzano. Saluto i genitori, con la madre mi sono sentito tante volte anche telefonicamente, ed è un'apostola anche lei che gira parlando del figlio. E lui nasce nel 91, quindi quando io avevo 19 anni, e sin da piccolo, contrariamente all'indole della famiglia, che pur non era contro la Chiesa, ma non era particolarmente praticante, ebbene lui invece dimostra subito questa propensione per la religiosità. È un bambino pio, buono. Certo, come dice la madre, deve anche lui superare alcuni aspetti del suo carattere, come la golosità, come fatto di essere di carattere un po' reattivo, però ecco, alla fine diventa un capolavoro, un innamorato della Madonna, un innamorato dell'Eucaristia, un innamorato della Chiesa. Se si pensa all'opera straordinaria che lui ha compiuto, di rivisitazione, dei vari miracoli eucaristici, allestendo egli stesso una mostra dei miracoli eucaristici, si rimane sbalorditi. Muore il 12 di ottobre 2006, quindi ad appena 15 anni, muore di leucemia fulminante, come egli stesso aveva profetizzato in un video internet che è diventato virale, che tutti quanti abbiamo visto qualche volta e che è anche sconvolgente, perché è una vera e propria profezia della sua persona, della sua vita e della sua missione. Io, più che parlare della sua vita ancora, voglio citare qualche frase sua che ci dice lo spessore della sua interiorità e della sua spiritualità, e ci dice appunto anche il senso di speranza che può immettere questo giovane nel cuore di chi ascolta. Per esempio, una frase: non io, ma Dio. La dice un giovane che non aveva ancora 15 anni quando la scrive. Oppure, l'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo. Un ragazzo che dice una frase del genere. O ancora: la Vergine Maria è l'unica donna della mia vita.
Sono felice di morire, dice sul letto di morte, perché ho vissuto la mia vita senza perdere alcun minuto in cose che non piacciono a Dio. È un giovane di 15 anni del nostro tempo che dice così. O ancora quest'altra frase, la tristezza è lo sguardo rivolto verso se stessi, la felicità è lo sguardo rivolto verso Dio. Meraviglioso. Il mio proposito è essere unito sempre a Gesù. Questo è il mio programma di vita. Poi ancora suggeriva e consigliava un amico di origine indiana. Chiedi continuamente aiuto al tuo angelo custode che deve diventare il tuo migliore amico. E poi ancora questa frase. La nostra anima è come una mongolfiera, se per caso c'è un peccato mortale, l'anima ricade a terra. E la confessione è come il fuoco, bisogna confessarsi spesso. Bellissime frasi. L'unica cosa che dobbiamo chiedere a Dio nella preghiera è la voglia di essere santi. Lui possa pregare per i giovani della mia parrocchia, per i giovani della Chiesa, perché ci sia... anche per intercessione di San Giovanni Paolo II, che ha inventato, tra virgolette, le GMG, le Giornate Mondiali della Gioventù, ci sia un risveglio della pastorale giovanile in Italia, dove i giovani oramai sono diventati veramente una merce rara. Beato Carlo Acutis, il cui corpo è nel Santuario della Spogliazione ad Assisi, giovane, bello, dentro e fuori, prega per noi.